Ciao a tutti ragazzi da Zebra. Voglio introdurre un argomento molto importante, assolutamente importante, da non sottovalutare, ragazzi, da non sottovalutare. Prima di continuare, iscrivetevi al canale, ragazzi. Allora, un argomento molto importante, cioè se la Juventus dovesse vincere contro il Torino, cambierà mai la situazione? Cioè, cambierà mai un aspetto in cui noi da oggi eventualmente andremo a cambiare idea su Massimiliano Allegri e su tutto il resto? Io credo di no e personalmente no. Perché dico questo? Perché io credo che ormai la storia di Massimiliano Allegri con la Juventus sia finita non adesso, ma da un anno. Questo che significa che questo tipo di agonia, perché per me è un'agonia, portarla avanti è completamente inutile, perché o si vince o si perde, rimarrà la stessa situazione. Si è vista col Bologna, poi si è vista col Maccabi e poi siamo ricaduti di nuovo. È una situazione che non potrà mai cambiare, assolutamente. E il cambiamento generalmente avviene sempre quando c'è un cambio. Come ho sempre detto, per me il cambio deve avvenire adesso. Un cambio di allenatore perché deve portare una nuova idea di gioco, un nuovo spirito di squadra. Perché quello che si sta parlando oggi, ieri, manca proprio lo spirito di squadra, il sacrificio di squadra. E se i sacrifici non si fanno per il proprio compagno, per il proprio allenatore, per il proprio condottiero, per il capitano, beh, ragazzi, qui non si va da nessuna parte. Ecco perché secondo me con un'eventuale vittoria, sì, che dobbiamo sperare di salire più che mai una classifica, ma una classifica non la puoi scalare con una vittoria e tot tre sto partite fatte malissimo e perse dall'altro. Quindi il cambiamento non deve avvenire con il risultato, ma deve avvenire fisicamente con un nuovo allenatore. E come ho sempre detto, è dopo, a fine stagione, con un cambiamento ai vertici. Per forza, ragazzi. Ma se non cambi adesso e sarà troppo tardi dopo, perché aspettare? Perché uno dice: perché bisogna aspettare adesso prima di cambiare un allenatore? Tanto se lo devi cambiare a novembre, che ti cambia tra novembre e adesso? Forse l'unica spiegazione che io mi sono dato è non questione economica, perché, ragà, tanto se lo elimini, lo mandi a casa adesso o lo mandi a casa a novembre. No, di un mese non cambia niente, lo stipendio lo dovrai pagare sempre e comunque. Credo che la Juventus abbia fatto già una scelta a livello di allenatore ed è un allenatore che attualmente non è disponibile, ma sarà disponibile, credo, presumo dai ragionamenti e presumo dalla tempistica, sarà disponibile dopo il Mondiale. Chi potrà essere? L'allenatore della Spagna? L'allenatore della Francia? Chissà. Chissà ragazzi, chissà, ma credo che avverrà il cambiamento a novembre. Ci sarà un cambiamento a novembre. Credo, perché così non potremo andare avanti. Ripeto, non dipende più secondo me dalle prestazioni in campo, perché quelle non arriveranno più, non arriveranno mai. Ormai è un giocattolo rotto. Non è questione più neanche di tecnica, ragazzi, che se fosse un problema tecnico, secondo me sarebbe anche più facile. È un problema mentale, è un problema mentale, non lo risolvi dall'oggi al domani. Se io quell'allenatore non lo voglio più, se io con quella persona non mi ci trovo più, non ci fai più niente, è rotto, è rovinato. Non puoi stare lì a lavorare col gruppo, ma non si può forzare. Bisogna cambiare assolutamente adesso l'allenatore. Adesso. Dare una nuova linfa. Bisogna dare una nuova linfa al ciclo Juventus. Questa, secondo me, è la soluzione più rapida. È inutile che siamo qui a parlare, ma Massimiliano Allegri e Agnelli devono trovare soluzioni in ritiro. No, 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 il ritiro è una grandissima cazzata. È una cazzata il ritiro. Bisogna cambiare adesso le sorti della Juventus, se no sarà troppo tardi. Sarà troppo tardi. Credo che purtroppo, io ho detto nel video che per me cambierà, me lo sento che lo cambieranno, però c'è un altro lato di me, piccola percentuale, che sta diventando sempre più grande, che continueremo sempre con questa solfa fino al 16 di novembre.
Ma così avanti non si può andare, perché è veramente scandaloso così. È scandaloso, ragazzi. È scandaloso. La questione psicologica è quella che conta di più. Sempre forza Juve, fino alla fine. Alla prossima.